Giornata calda ieri sera allo stadio Armando Picchi di Livorno. Pubblico numeroso, quello delle grandi occasioni. 18.000 spettatori gremivano gli spalti in attesa dell'amichevole Livorno-Sampdoria e quando la squadra Amaranto ha fatto la sua entrata in campo, la curva nord è esplosa in un impeto di ovazioni, bandiere, fumi, coriandoli. Non poteva esserci saluto migliore. La squadra di casa non ha deluso il clima di festa che aleggiava sullo stadio all'indomani della conferma ufficiale della missione in C2. Gli uomini di Zoratti hanno dato il massimo. Un primo tempo giocato bene da entrambi le parti, con spunti d'azione da manuale. La Sampdoria dei mitici Gullit, Platt, Wiertwood non ha intimidito Bagnoli e Scalzo, le due punte di diamante che ripetutamente si sono avvicinate allo specchio di Pagliuca, penetrando tra le maglie un po' rilassate della difesa doriana. Al 27esimo lo stupendo gol di Bagnoli ha portato in vantaggio il Livorno. Vantaggio validamente mantenuto per tutto il primo tempo, malgrado le puntate di Platt e Gullit per cercare il pareggio. Il secondo tempo ha visto notevoli cambi in entrambe le compagini, questo ha forse creato un momento di incertezza nei primi 10 minuti. Ne ha approfittato lo smaliziato Platt che al secondo della ripresa ha insaccato nella porta di Boccafogli portando il risultato sull'1-1. Gli altri tentativi, insidiosissimi, di Lombardo e Gullit hanno trovato però Boccafogli sempre pronto. Con l'avvicinarsi della fine la marea degli ultra Amaranto ha cominciato a premere e infine qualche centinaio di loro ha oltrepassato le reti per un'invasione pacifica di campo. La rappresentanza Amaranto ha raggiunto la curva sud che ospitava i doriani e li ha invitati alla festa per consolidare il gemellaggio tra le due squadre, risposta immediata al precedente gemellaggio Genoa-Pisa. In compenso una partita gradevole, un risultato sicuramente positivo che ben compacia con il precedente risultato avuto con il Genoa che ha vinto con estrema fatica. La squadra di Zoratti sembra pronta, qualche limatura ancora, ma ci sono le amichevoli con il Venezia, la Fiorentina, l'Inter, vedremo. Livorno, mercoledì 4 agosto, ore 21, stadio dell'Ardenza. 20.000 tifosi effervescenti, rinati nell'antica passione per il pallone, da troppo tempo nascosti e umiliati. Stasera la squadra Amaranto è là, in campo. Ha vinto il grande confronto con la federazione, è stata ripescata e sarà in C2, tanto per cominciare a nutrire ambizioni sino a qui proibite. E contro, ecco, il grande spettacolo in questa partita amichevole che merita il cielo solcato dalle cadute di stelle d'agosto, contro c'è la Samp, quella vera con Gullit, Mancini, con Platt e tanti campioni. Serata indimenticabile d'agosto dunque all'Ardenza e lo stadio esplode anche quando al 28esimo Bagnoli porta addirittura gli Amaranto in vantaggio. E i livornesi si battono in campo, ma lo spettacolo è sulle tribune soprattutto perché è rinata la speranza. Per la cronaca, la Samp pareggia al 48esimo con Platt e sempre la cronaca ci dice che il rinato Livorno oggi verrà ufficialmente presentato dal presidente Achilli alla stampa. Insomma, bandiere Amaranto al vento.